Arrivano le Barzi pagelle. Milan, Lazio. Pronti? 1, 2, 3, vai! Allora, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Buona giornata a tutti, buon martedì a tutti quanti. Profumo di Champions, profumo di Coppa, profumo di Europa. Tutto un'aria profumata, profumosa. Noi ci vedrà impegnati con il Liverpool. Partita complicata, difficilissima per noi, però è un inizio, un nuovo inizio nel cammino della Coppa, della competizione europea per noi importante. Dobbiamo gettare le basi per il futuro. Sono subito partite queste che praticamente ti creano esperienza. E ti fanno tastare il terreno e ti fanno confrontare con altre realtà che per noi ultimamente erano parecchio lontane. E invece siamo qua. Però comunque poi ci sarà il video con un ospite speciale. Parleremo della sfida di Champions League del nostro Milan, poi delle altre squadre. Poi è ritornato il Bar dei Tifosi Channel, mi raccomando, ieri sera prima live, non tutti al completo, però l'importante era iniziare, siamo ripartiti, mano a mano ci saremo un po' tutti, mi raccomando su YouTube il canale Bar dei Tifosi Channel per seguire le nostre live, se vi va iscrivetevi, campanella in attiva, come qui nel mio caso, nel mio canale. Allora, partiamo con le Barzi pagelle, io mi baso fin dove ho potuto vedere la partita, ovvero fino a poco prima della rete di Ibrahimovic, perché poi dopo, come già detto nel video passato, per motivi lavorativi non ho potuto seguirla fino in fondo. Però, per quello che ho visto, do un po' la mia idea. Ditemi se siete d'accordo, se magari avreste alzato un po' voti e tutto il resto. Ok, ditemi, scrivetemi nei commenti e niente. Allora, Andiamo con le pagelle. pagelle, di Milan-Lazio. Bella partita nostra squadra, compatti, sempre dietro la linea del pallone, con la cattiveria giusta, grinta, non lasciando spazi alla Lazio. Non abbiamo brillato, secondo me, tanto sul piano dello spettacolo, come ha già detto nel passato video, anche qui. Però, cosa significa giocare bene? Cioè, ci deve essere per forza lo spettacolo, o giocare bene significa anche una squadra che non lasci sbocchi agli avversari, che sa ripartire, che è sempre corta, bilanciata, tocchi semplici ma fondamentali e che servono all'economia della partita, del gioco, senza colpi di tacco, triangolazioni, rabone, e tante altre cose. Mi sono un po' incartato, lo so. Comunque partiamo con, secondo me, i miei voti. Magnan, Magnan, Messi Magnan, Magic Mike Magnan. Allora, Iron Man Magnan, poco impegnato, comunque sempre pronto. Fateci caso anche durante le azioni, quando sale la squadra, che anche lui arriva fino alla tre quarti nostra, da fare fungere come ultimo uomo, per fare la presenza e rigiocare, magari se ci fosse di tornare indietro con il gioco, con i piedi per farsi trovare pronto e rimpostare l'azione. Fateci caso, poco impegnato, però quando nelle volte è stato impegnato è stato sicuro, tranquillo, essenziale. Un 6 più, un 6 più. Poi abbiamo Calabrino. Calabrino, se guardiamo la tecnica, non fuori classe non è, però Calabrino è Calabrino, cioè sta dimostrando di valere il posto da titolare. Il futuro capitano, perché mette grinta, cuore, passione, corre, contrasta, picchia, si propone in avanti. Certo, ogni tanto c'è qualche errore, qualche sbavatura, però Calabrino è ormai diventato un punto fermo essenziale del nostro Milan, del nostro progetto. Poi abbiamo Tomori che un pochino siamo ogni tanto è un po' scordinato. Non è bello da vedersi, non è tanto elegante, però è efficacissimo. Non si passa, è un muro, va subito al sodo, non bada a tante cavolatine. Va, te non passa, o uomo o pallone, non c'è via di mezzo. Romagnoli, comunque Tomori 6 e mezzo per me.
Romagnoli, abbiamo segnali di ripresa, di crescita. Non è un top player da difensore, però il suo l'ha sempre fatto. E l'anno scorso ha attraversato un anno così, diciamo sabbatico, perché fra problemi personali, condizioni, Covid e tutto, è stato un anno molto, 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 molto confusionario per lui. Quest'anno sembra che abbia iniziato con un piglio diverso, più concentrato e pronto. Ha fatto una degna partita. E che per l'incoraggiamento e tutto gli do un 6,5, 7, un 7 meno, dai, un 7 meno. Hernandez, le solite spinte, secondo me ha fatto qualche buchettina là dietro, ha perso un paio o tre di palloni là dietro perché con troppa sufficienza. Un 6 più a Hernandez. Che sì, e qui si arriva alla nota dolente. Fischiato o no, tanti si sono domandati se era giusto fischiarlo. Alla fine hanno deciso di non fischiarlo, di sostenerlo, perché finché gioca, finché è in campo con i nostri colori, con la nostra maglia, è giusto anche supportare. Non aggraviamo la situazione quella che può, più di quello che è, insomma. E il rigore è sfortuna, era incredulo anche lui, non ci credeva, averlo sbagliato, l'hanno inquadrato anche, non è che abbia fatto apposta. È capitato lì proprio in questo momento di queste chiacchiere di mercato. E comunque un 6 più, un 6 e mezzo, perché sì, ci sto. Non è stato tanto incisivo, però il suo l'ha fatto perché il campo è un altro punto fermo, un punto cardine della nostra manovra e della nostra squadra. Poi abbiamo Tonalino, Sandrino Tonalino, perdonali, ti prego, perdonali, ti prego. Perdonali, perdonali, abbi pietà di loro. Tonalino, che dire? Hanno parlato le immagini. Hanno parlato le immagini. 8, anzi, 8,5, padrone del centrocampo. Visione di gioco, tecnica, giocate, si è sbilanciato, si è lasciato andare, ha levato i freni, ha tolto i freni inibitori. Poi il lancio per Rebic è tutto. Cioè, è quello lì il voto, solo per quello un 8 più, 8,5 per Tonalino. Florenzi, timido, per lui era anche un derby, un po' timido, ancora non mi sembra molto, è stato lì un po' sulle sue, né carne né pesce, un 6, dai, un 6, un 6. Diaz, anche Diaz, secondo me 6 meno, 6 meno, perché è un giocatore che per la Serie A, con la tecnica che ha, con i piedi che ha, è un lusso davvero. È un lusso davvero, come dicono tanti, e gli do ragione. Purtroppo, infatti, però, ricasca tutto nel problema del fisico, che per la Serie A, comunque, si sta impegnando. Con la Lazio è stato magari un piccolo stop. Magari potrà fare molto di meglio, dipende anche poco con che squadre che giochi, come ti fanno giocare, se ti danno spazi. E lui gli hanno dato addosso, e poi fisicamente era un po' sparito, però può fare molto di più, molto di più. Comunque 6 meno. Leao è sempre croce e delizia. O lo ami o lo odi. Leao o lo ami o lo odi. Un buon primo tempo, gioca sempre un po' troppa sufficienza. Non si decide ad essere a avere più cattiveria, a essere più grintoso in campo, però quando parte abbiamo visto che punta, che se solo si mettesse in testa di giocare come si deve, questo non lo prendono più. Questo diventa uno dei migliori attaccanti, giocatori offensivi di tutta Europa, perché ha qualità, tecnica, corsa, fisico, la gamba e un po' di testa che manca, ma però ha trovato la rete con una bella combinazione su ripartenza con Rebic, che ha giocato semplice. Appunto, Leao voto 7, Rebic voto anche lui un bel 7, 7,5, perché non è una punta di peso. Si è sentita la mancanza di una punta di peso là davanti, che tra lui e Leao fanno quello che possono fare e non hanno tanto peso specifico là nel ruolo contro le difese avversarie, sono più un po' di movimento. Però ha fatto anche due assist, tante
Tanti a fine primo tempo dicevano, guardando commenti, ascoltando altri video, che volevano magari la sostituzione, e invece no. Invece vedete, non si sa mai. Ha trovato anche l'assist del 2-0. Comunque, per Rebic, secondo me un 7 più 7,5 ci può stare. Ibra, quando l'ho visto pochissimo, però solo per essere rientrato, pronto, che ha subito guidato la squadra, ha trovato la rete anche se fosse stata semplice, comunque era lì, sempre lui. Crea sempre apprensione alla difesa avversaria anche a 41 anni. Che vabbè, un 7,5-8 per Ibra in attesa del Messias. Ci pensa Ibra, poi anche di Giroud. Però Ibra è questo. Selemaker, penso che ha fatto quando è entrato la sua figura un 6, tranquillo. Bakayoko è andato a farsi male, forse non doveva nemmeno giocare, ma ha giocato, l'ha voluto rischiare, forse ha sbagliato Pioli. Comunque il voto di Pioli è 7,5-8 per la preparazione della partita e i cambi. A parte la pecca Bakayoko, ci sta. Uno l'ha voluto provare, serviva, è andata male che si è infortunato. Comunque, questo totale complessivo della squadra del nostro Milan, secondo me è un bell'8, 8,5 per la prova dimostrata. Per continuare a essere agganciati al treno delle prime, siamo insieme alla Roma e Napoli, mentre le altre hanno perso un po' di terreno. E niente, testa alla Champions League, testa al Liverpool, per noi fondamentale per iniziare il cammino europeo, per fare un progetto serio per portarla avanti. E fiducia a Paolino sempre, ok? Barzi pagelle, per oggi è tutto. Alla prossima, il vostro Barzillotto, angoletto rosso-nero. Ciao, ciao, ciao.